Bravo, bravo, papà Antonio, ti ha salvato! Ti ha salvato! Risa, guarda tutto il muso sporco! Sì, perché era andata a finire dentro. Dentro un buco, eh! Dovete capire che sta cercando di prendere un pochino di confidenza. Sta mangiando, ragazzi! Vedi che alla fine mangia! Bacetto tra di loro! Dove è sparito? Dove è finito? Cercatemi insieme! Ciao a tutti, macchiette e macchiettine, e benvenuti in un altro nostro super vlog epico! Avete già visto la faccia di papà Antonio? Non vi dico cosa andiamo a prendere oggi, non vi dico, sono già preoccupato io. Allora, intanto amici, premetto che mamma Giulia ha deciso di fare un'altra pazzia delle sue. Sapete che mamma Giulia è sempre molto pazza e ha deciso di adottare un animaletto che non ho ancora intenzione di svelarvi, quindi non vi dirò ancora nulla. Un animaletto che, amici, non avrei mai immaginato di adottare, quindi mettetevi belli comodi, gustatevi l'anteprima di quello che io vi lascio, perché è la preparazione per andare a prendere questo animaletto, quindi guardate. Allora amici, stiamo uscendo di casa e stiamo per fare una sorpresa a Chiara e Diego, quindi sì, papà giusto. Antonio, devi andare a prendere la gabbietta perché okay. A breve scoprirete vado, che cosa... Vado, si è spaccato l'inchiostro. Bene, ottimo. Okay. A breve scoprirete che cosa stiamo facendo, quindi ci serve la gabbietta e ci serve una coperta che non utilizziamo. Ebbene sì, stiamo per adottare un nuovo cucciolino domestico che non è né un cane né un gatto. Quindi, vabbè, non vi anticipo ancora nulla. Adesso cerco la coperta, cerco la gabbietta, perché non so quando lo andrò a prendere, non avendolo mai avuto questo tipo di animale, quindi non so come sarà. Vabbè, comunque, intanto prendiamo tutto e finalmente rettiamoci nel posto per adottare questo benedetto animaletto. Vabbè, io non vedo l'ora e non vedo l'ora la faccia di Chiara e Diego quando vedranno questo animaletto. Vabbè, intanto andiamo. Eccola lì, amici, mi viene un po' di nostalgia e la gabbietta di Pallino. La porteremo dietro perché non so l'animaletto se potrà stare in braccio a me oppure dentro la gabbietta. Papà Antonio, ho bisogno di questa gabbietta. Riesci a tirarmela fuori? Non ci sta lì dentro? Non lo so. A parte che non ho ancora detto ai nostri amici che animaletto è. Ah, super sorpresa. È una super sorpresa. Sai. Dici? E ovviamente papà Antonio prenderemo anche una super coperta. Sì, dico ovviamente, perché sennò la macchina me la sporca. E okay. Voglio prima di andare, tanto per cambiare. Vi rendete conto con chi devo combattere io tutti i giorni? Vabbè ragazzi, è molto pignolo papà Antonio, ma da una parte è sempre stato così. Vabbè, scusate, sono un pochino bruciacchiata. Sì, ho preso un po' di sole. E vabbè, tralasciando questo, ora papà Antonio prende tutto quanto e finalmente ci recheremo nel posto tanto atteso. Allora amici, vi volevo dare qualche indizio, ma non vi volevo ancora spoilerare troppo. Vi do un indizio che è un animaletto che da qualche anno è diventato domestico, prima non lo era mai stato, esiste di due colori solo. Facciamo così, scrivetemi qua sotto nei commenti secondo voi che animaletto abbiamo deciso di adottare, non di comprare ma di adottare. E nulla, mi sa che devo andare. Papà Antonio ha anche soffiato la gabbietta, così almeno è già bella pronta. Anche il tè l'ho preso, così poi lo stenderemo bene sotto la gabbietta. Papà Antonio, vuoi dare un altro indizio? Perché io ho detto che sarà un animaletto domestico, che è di due colorazioni e che una volta non era domestico, lo è diventato nel tempo. Altri indizi che ti vengono in mente? Ha fatto un film. Bravissimo, è vero, 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 vero. Ed era bellissimo. Sì, vabbè, andiamo? Sì, andiamo, che devo chiudere. Allora, papà Antonio, sei pronto per farti questi 40 minuti di macchina per andare a prendere questo animaletto? Purtroppo sì.
che devo fare? Secondo te? Lo devo fare per forza, quindi. E ovviamente i bimbi non sanno? Nulla. Quindi li stiamo per fare una super sorpresa. Amici, io sono troppo emozionata e non vedo l'ora. Quindi rechiamoci in questo luogo, che non vi dico ancora che cosa. Difatti oggi sembro di parlare a gesti. Quindi non vi dico ancora dov'è. Ma lo scoprirete a breve. E nel mentre continuate a scrivere qua sotto nei commenti, secondo voi che animale adotteremo? Io non vedo l'ora. Vabbè, andiamo. Ma ti rendi conto? Ti stavo per domandare una cosa. No, ma ti rendi conto? Sei contento di questo animaletto? Lo sai anch'io. Sono contento, però è un animaletto che non va bene, cioè nel senso... Non sappiamo cosa mangia, cosa fa, cioè quanta cacca fa. Ragione, io non so che cosa mangia. Cosa mangiano loro? Non lo so, li chiederemo al signore. Vabbè, sì, sicuramente ce lo diranno loro, certo. Sai però... che mi stai facendo mettere un pochino d'ansia? Chissà i bambini quando lo vedono. Impazziscono. Però secondo te? Ma vado a prendere la scuola con quello lì? No, perché io voglio filmare la loro faccia. Sai che la scuola non finiamo mai. Stare, okay. Sai io che cosa vorrei vedere in questo momento? Se ha il nasetto bagnato o no. No, secondo me no, hanno il naso asciutti loro. Secondo me invece hanno il naso bagnatissimo. Vabbè, dai, andiamo. Dai. Sono crudele e cattiva, vero? Quindi tu devi fare attenzione. Ma male che non ho detto cose strane. Tu devi fare attenzione quando tu stai in macchina con me e soprattutto quando sto. Ci sono telecamere da tutte le parti. Fammi guardare tu. Andiamo a prendere questo animaletto e voglio sapere se qualcuno di voi ce l'ha in casa. Sarà difficile, ma secondo me qualcuno di voi in casa ce l'avrà. Sì, un altro pazzo come te ce l'ha. Può darsi che invece ne avete tanti fuori, eh? Può darsi che... Perché è una cosa che si tiene fuori più che altro, sì, che dentro. Sì, sì. Ed è una cosa che... No, non anticipo ancora nulla. Non anticipo nulla. Amici, tic tac, tic tac, manca sempre meno, mancano 3 chilometri e 6 e siamo ufficialmente arrivati a destinazione. Dobbiamo darvi un altro indizio, quindi giro la telecamera e guardate e pensate bene dove stiamo andando. Allora, guardate un po', praticamente tutta campagna. Allora, pensate un po' bene. Questo animaletto può essere di due colori. È un animaletto che vive in campagna. È un animaletto che ha fatto anche un film. Ed è un animaletto che noi non abbiamo mai avuto. E che da poco, da qualche anno, è diventato anche domestico. Quindi continuate a pensare, continuate a scrivere qua sotto nei commenti secondo voi che animaletto è. Però, Papa Antonio, secondo te, Chiara e Diego, quando lo vedranno? Impazziranno. Vero? Secondo me, sì. Vedremo cosa succede più tardi. Papa Antonio! Andiamo a prenderlo. Non vediamo Guardate l'ora. Guardate un po' già le carote. E vi dico che non è un cavallo, eh. Non scherzare, oh. Guarda che grosso, eh! No, io non entro! Mettilo dentro perché io non entro! Papà Antonio si è spaventato! Allora, amici, avete presente quei cani giganteschi bianchi che sono dei pastori? Mi sembra pastore belga, perché è gigantesco bianco. Antonio si è spaventato ed è uscito di corsa. No, vabbè, ragazzi, qua è una comica. A breve vi faremo vedere questo animaletto che non vedo l'ora. No, vabbè, amici. Questa è la maschietta e questa è la femminuccia. Oh, il maialino nano. No, vabbè. Ragazzi, è un pochino spaventato. Sì, è spaventato. Oh, cucciolino. Ok, papà Antonio, prendilo pure, piano, da non fargli male. Da sotto? Sì, che scappa. Preso? No, vabbè. È un po' agitatello, eh. Vabbè, amici, io sono preoccupatissima e mi viene un pochino l'ansia, non so ma perché. Ma che pancetta che ho? Sì, perché ha appena mangiato. È bello pieno. Ok, l'hai preso? Sì. Io non riuscivo a tenerlo. Ho paura, deve un attimo prendere. Ciao! Deve prendere. Che maialino bello! Di confidenza, ho un pochino d'ansia, però andiamo a metterlo nella gabbietta. Allora, amici, ecco qua, amore.
Vabbè, andiamo a casa perché è un pochino super in ansia. Andiamo, ci sei? Però è dolcissimo. È dolcissimo e andiamo a casa. Vero, bellissimo. E già lo sciacquiamo, vero? Chiudi. Vero? Certo. L'avete visto? Abbiamo preso un maialino nano. Cioè, ma quanto è bello, quanto è bello. Allora, non vedo l'ora di portarlo a Chiara Diego. È un animale che a noi è sconosciuto. Cioè, non abbiamo mai avuto un maialino nano in casa. Cioè, perlomeno, io non ho mai trattato nessun animalino. Quindi, ma si chiama maialino, maialetto o maiale? Maialino, secondo me. Maialino nano. Maialetto. È un maialetto? No, maialino. Maialetto è vezzeggiativo, perché è un aggettivo vezzeggiativo. Però noi lo chiameremo maialino e ovviamente non abbiamo ancora dato il nome perché lo sceglieranno Chiara e Diego. L'abbiamo messo nella gabbietta dietro in maniera che non corra nel bagagliaio e ovviamente è anche più sicuro dovesse magari succedere qualcosa. Quindi adesso andiamo a casa, lo liberiamo in un posto tranquillo e poi vedremo la reazione di Chiara e Diego. Credetemi, l'ho preso in braccio e ho avuto un pochino di paura perché sono animali che comunque sono molto agitati, cosa che non pensavo, perché io pensavo che il cane fosse più agitato. Invece mi spiegava l'allevatore che i maialini sono molto agitati, soprattutto quando non conoscono le persone, quindi deve prendere un attimo di confidenza. Vabbè amici, andiamo a casa e ovviamente gli passeremo una bella salviettina nelle zampine, nel corpo, cioè cercheremo di farlo un attimo abituare alla vita domestica, quindi alla vita di casa. Vabbè amici, andiamo a casa e a breve Chiara e Diego scopriranno l'arrivo del nuovo inquilino di casa. Sapete che sento un odore strano. Ma hai fatto una puzzetta. Vabbè, avessi fatto anche la puzzetta, qual è il problema? Un maialino. Vabbè, certo, tutti fanno le puzzette. Allora amici, stiamo entrando in casa ora. Andiamo a sistemare il maialino in maniera che sia tranquillo. Quindi Rocky sta arrivando e voglio sapere il muso di Rocky quando apriremo il bagagliaio. Quindi lo scopriremo ora. Allora amici, Rocky sta annusando la mia giacca. Ok, perché l'ha sporcata questo fantastico maialino. Che c'è dentro? Sì, però Anto, piove. È meglio andarlo a mettere in casetta? Lo vuoi? Lo vuoi cucinare? Allora amici, lo lasci libero amore? No, io lo lascio qua. Sì. Al coperto. No, allora la copertina mettigliela dentro, no, così rimane calda. Lo lascio caldo così. Ah, ok, bene. Okay. Allora noi andiamo a prendere i bimbi e torniamo tra pochissimo. Ovviamente Rocky è la prima volta che ha a che fare con un maialino, quindi Rocky, fai bravo col maialino, eh? Cucci. Come lo chiamiamo? Lo sceglieranno Chiara e Diego. Okay. Ha degli occhi bellissimi. Ciao piccolino, oggi ti liberiamo, eh? No, vabbè, amici, noi abbiamo chiuso il pannello bianco. C'è Rocky che sta cercando di andare giù di sotto dal maialino. C'è. Sì, sì che va, sì, sì che va. E Antonio, lo dobbiamo togliere? Sì, assolutamente. Evitiamo di fare cavolate, che poi è capace che gli fa male. Ecco qua amici, abbiamo fatto una scatola gigantesca perché è veramente gigante, immaginate che la mia mano è così, quindi quanto è grossa. Adesso papà Antonio è andato a prendere il nostro fantastico maialino e lo aprirà e lo metteremo qua dentro, così almeno lui potrà girare liberamente, finché non arriveranno ovviamente Chiara e Diego. Come faccio a prenderlo ora? Perché si muove veloce, guarda, vedi? No, amore, prendilo di come se prendessi un cucciolo. Non riesco, perché si muove velocissimo. Difatti l'avevamo detto che si sarebbe mosso molto veloce. Però fa un odore giù. Aspetta che lo metto fuori, va. Cioè, papà Antonio si è fatto male da solo? Ma come hai fatto? Ma come hai fatto? Ti sei spaventato, amore. È spaventato lui. Oh, allora, dopo una fatica esorbitante, ecco qua. Ovviamente, amici, è spaventati. Cioè, secondo me è aggressivo sto maialino, io te l'ho detto fin dall'inizio, cioè è aggressivo. E poi guarda che agitato che è. Secondo me ragazzi, potrebbe essere un... Mi salta addosso. Ma è un cane o un maialino? Non so quanto possiamo fare.
farlo stare vicino oggi. Io ho paura che mi morde. Sì, vabbè, ma ti devi far mordere? Allora, andiamo a prendere... Che tu sei aggressivo oggi. Amore, te l'ha anche detto che inizialmente quando una persona non la riconosce un pochino è così. Guarda che io ti voglio bene, non ti voglio fare del male, ti voglio solo conoscere. Un'ansia ciò. Vabbè, noi andiamo. Intanto magari era anche un po' il viaggio che l'ha scombussolato un pochettino. Sì, poi non si trova nel suo ambiente, no? Vabbè, è normale, poi è stato levato dalla mamma, dai suoi fratellini. Allora amici, stiamo per andare a prendere Chiara e Diego a scuola. Ma sembrerebbe che abbia capovolto tutto quanto sto maialino, perché ho provato ad aprire la serranda ed è completamente... Vedi, entra, eccolo là! Entra dentro? No, no, e se mi viene addosso? No, aspetta, aspetta, no, Anto, ti prego! Ok. Amici, voi non potete capire, mi fa tenerezza, però ho un pochino di pa... Oh! No, poverino! Vieni qua. Vieni. Ma che pancia che ha? È normale che c'è. Sì, perché ha mangiato. Poi i maialini sono così. Vieni qua. Non ti faccio niente, vieni. Ah, ti vuole annusare. Poverino, cucciolo. Sì, allora macchiette e macchiettine, Papa Antonio è andato ora a prendere Chiara e Diego, io sono venuta su di sopra e credetemi ho un pochettino di ansia perché comunque non ho mai avuto un animalino domestico, cioè quindi non ho mai avuto un maialino nano in casa e ancora di più mi è venuta l'ansia perché lo vedo molto agitato, quindi non so, mordere di certo i maialini non mordono, quindi da quel lato sono tranquillissima, però ho un pochettino di ansia perché non so neanche Chiara e Diego quando lo vedranno per la prima volta se effettivamente lo potranno accarezzare o no, quindi aspettiamo che arrivino loro per scoprirlo. Sono arrivati Chiara e Diego. Ciao cuccioli, a dir la verità non lo so dove si è nascosto. Ma complimenti e papà Antonio, non avresti dovuto dirglielo, cioè È un maschietto e sono molto 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 spaventato. Sì, è solo spaventato. Allora cuccioli, com'è? Mamma, possiamo portare dentro casa? Adesso un attimo, intanto cambiatevi e poi lo veniamo a prendere. Mamma, metti dentro casa. Adesso vediamo. No, ti stai impazzendo. Lo so, vabbè dai, entriamo dentro. Mi ha detto papà che l'hai già visto, Rocky. Sì. Certo che ha la coda, poverino. Allora, cuccioli, andate a cambiarvi intanto voi. Ragazzi, sono andata per mettergli la maglia a Chiara e Diego e a papà Antonio è scappato. Mi spieghi come faccio a prenderlo? Eh? Poverino, no, ha solo tanta paura. Non ti morda, ha solo tanta paura, papà Antonio. No. Ha solo tanta paura. Ancora mille. Poverino, ha solo tanta paura. Non voglio farti paura io, Chiara, la zampettina. Magari davanti no, da prendere un po' di confidenza. Allora, amici, noi siamo arrivati qua sopra. Allora, dobbiamo dare un nome a questo cucciolino. Ciao! Guardate un po', Rocky è veramente super agitato perché vorrebbe entrare. E giocare col maglietto. Sì, sicuramente tra poco vi faremo incontrare. Vabbè. Dai Diego, vieni, ti faccio vedere come prendo in braccio. Quindi gli faremo incontrare come la prima volta con il pallino? No papà, ma sta a scendere le scale. Non lo so amore. Come lo chiamare? Ma scusa, perché non lo metti nella cuccia di Rocky? Prova a metterlo. No, che se sento l'odore lui va in bestia. No. No vabbè, amici. Rocky no. Ok, allora. No. Sì, ma come lo potremmo chiamare? Allora, tu metti la mano così, piedini sotto, metto. Piange. Vabbè, se piange qual è il problema? Dove c'ho la mano io? Aiuto, dove c'ho la mano io? Aiutami anche tu! Ce l'ho io! No, non gli fai male! Non gli fai male, amore! Stai tranquillo!
devi stare tranquilla, anche tu. Ma guarda che non è legato, è in braccio papà solo. No, allora, intanto amici, scusate. Potremmo fare? Andare fuori e lasciarlo un po' libero fuori, voglio vedere cosa fa. Però mettiamo in cucina Rocky, giusto? Che il cane in cucina, sì. Ok, allora quindi... Ma decidere come chiamarlo. Ok, allora... Come vorresti chiamarlo tu? Maschietto Roger. No, Rocky no. Roger. Ah, Roger, ok. Mi piace. Babe. Babe. Baby. 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 Uccellino baby. Ok, però ce l'abbiamo di giù. No, e io invece, sapete io come lo chiamerei? Io quasi quasi lo potrei anche chiamare Big. Ok. Andiamo a vedere fuori dal giardino come si comporta. Sì. Però ce l'abbiamo dei giocattoli. Papà! Big si chiama Big. Non lo so, a Big. Fine di questa di questo video sveleremo il nome di questo fantastico animaletto. Allora, visto che noi lo dovremmo chiamare, lo chiamiamo Big, ok? Big? Big, ok. Allora, Big, sei contento di essere... Formica. Come una formica? Che cos'è? No! Ecco, allora amici, non sono pulci, sono quegli animaletti che stanno attaccati... Aspetta, aspetta, aspetta! C'è Rocky fuori, amore? No. Si sono dati un bacetto! Vieni, Rocky! Rocky! Ok, chiudete la porta. Ok. Ok. Vedete, io me ne sono accorta. Sì, allora mi sa che ci tocca pulirlo tutto. Intanto adesso lo teniamo fuori. Allora, cuccioli... no, aspetta! E niente, è scappato. Papà Antonio l'ha lasciato libero e mo è scappato. E adesso dove va? Allora, mettimi le ciabatte. Papà Antonio! Anche io! Corre veloce! Guardate come corre! Alla ricerca del maialino perduto. E adesso dove è andato? Mio papà. Andiamo a vedere di qua. Sì, piano sì, cuccioli. L'ho visto che si nascondeva. Guardate come corre. No vabbè, adoro. Guardalo. Baby va in città. Baby va in città. Ok ragazzi, abbiamo cambiato nomi. Baby va in città. Dov'è? Guardalo, guardalo! Non lo rincorriamo, Diego, non lo rincorre! Sì, poverino, lascialo prendere un po' di fiato. Ragazzi, io voglio provare a farlo bere dalla ciotola. Vediamo se va in casetta. Di qua, no, no, non va in casetta. Passato di qua, secondo me. Oh, mo! No! Ecco, ma mi spiegate adesso come lo prendiamo? Mamma, sei nascosto qui! Macchiette, macchiettine, super novità! Potrete ordinare oppure acquistare in tutte le librerie d'Italia oppure nel link in Amazon che vi lascio sotto nel link in descrizione il nostro nuovo libro, Il mistero di Madame Mystéreau. Fatemi sapere che cosa ne pensate e correte ad acquistarlo. Allora amici, sapevamo che sarebbe scappato subito, tanto qua è tutto chiuso e tutto protetto. Ma si nasconde sempre o poi si prende? No amore, prende un po' di confidenza. Intanto andiamo a metterci le giacche. Sì, andiamo dentro a metterci le giacche. Okay. Allora stai qua, controllalo e io vi porto le giacche. È entrato nella gabbia quella grossa. Vabbè, la prendiamo dopo, tanto non c'è dentro. Vabbè amici, volevo prendere la giacca, invece niente. Lo vedi dov'è? Allora amici, giacca non l'abbiamo ancora presa, ma papà Antonio continua a fare avanti indietro per prenderlo. Vai, mettetevi là, dai. No, accovacciatevi. No vabbè, io ve lo giuro amici, è una cosa troppo divertente. Sta facendo avanti e indietro e poverino, ho anche paura che si senta male perché sta correndo da circa mezz'ora. Difatti adesso ho fatto tranquillizzare un attimo i bambini, fare attenzione perché sennò veramente gli viene un colpo. Oh, immagino
io sono il maialino. Vabbè, mordere un parolone, non morde. Allora, amici, in pratica è lì dietro. Adesso Papa Antonio si avvicinerà a prenderlo, sperando che non scappi. Che dov'è? È lì dietro, forse. Ragazzi, è lì dietro. Guardate lì. Cavolo, non riesce più. Vieni qua, vieni. Bravo, bravo Papà Antonio, ti ha salvato, ti ha salvato. Eri incastrato, amore. Guarda tutto il muso sporco. Sì, perché era andato a finire dentro un buco, Rilassa, ti deve abituare. Amore, piano, stai tranquillo. Andiamola giù, dai, portiamolo laggiù. Allora, ribaltiamo la rete. Sì? E la vuoi mettere sotto? Sì. No, poverino, abbiamo provato a metterlo lì in maniera che non scappi, ma ha troppa paura, poverino. Allora, stiamo cercando di prendere un pochino di confidenza. Si è avvicinato lui da solo a me. Vai, vai, mettiti lì. Lui, ragazzi, prima era là, ok? Ed è venuto lui. Dovete capire che sta cercando di prendere un pochino di confidenza. Vero, Chiara? Immaginati un muso così che ti lecca. Prima me l'ha fatto. Noi siamo qua, sole solette, per cercare di capire, di prendere un po' di confidenza con lui. Arrivo subito, baby. C'ho una sorpresa per te. Mamma, tu stai qua e prova a fare amicizia con baby. Allora amici, l'abbiamo preso, l'abbiamo fatto tranquillizzare un pochettino e ora l'abbiamo messo nella sua. Vieni Diego, vieni. Eh sì amore, è un maialino, Perché era agitato, capito? Adesso si calma, poverino. No ma guardate che effetto con le sue... Pelo, tutto bello rasato, pulito. Perché mi ha aperto la bocca? No. Non aperto prima. Però lo sai che non morde solo perché è spaventato amore. Questo è un maialino, non l'abbiamo mai avuto e Rocky ovviamente sta tenendo tutto sotto controllo la situazione. Rocky non, no, com'è? Bravo lui, eh. Corre sempre. Ok, Diego adesso, no, non gli dare colpi amore, si può spaventare. Allora Chiara, sì? Tu l'hai accarezzato, Diego tu l'hai accarezzato? Accarezzalo ancora una volta, deve prendere un po' di confidenza, amore. Allora, Chiara e Diego, adesso gli daremo la mela a Baby. A Baby, scusami. Ok? Vai, sì, grazie. Dall'altra parte, così sempre. Sì, tengo così. Ok, mamma Giulia, togliamo la mela perché ci hanno detto che ai maialini gli piace la frutta, il mais, cose. Verdura. Sì. Cose così, però noi gli vogliamo dare una mela perché fa molto bene. Ok, e andiamo a vedere se ovviamente la mangia. Guardate, io mamma vado a vedere Baby, ok? Allora, amici, quindi il maialino si chiama Baby. Baby va in città perché è la prima volta ovviamente che viene a casa nostra. Guardate. Guardate, ok. Allora, proviamo. Chi? Diego, glielo vuoi dare tu? Allora, Diego, gli vuoi dare da mangiare? Eh? Aspetta, aspetta, no. No, una alla volta, Una? No, no. Occhio, Rocky. Mi piace a te la mela. Hai visto? Lo so Diego, fatto. Prendi una mela e gliela dai a Baby. Ok? No, hai paura? Guarda Chiara come... Prova tu, Chiara. Oh, mamma mia, ho paura. Mamma, prova a farlo aspetta, tu, aspetta, vai. Aspetta, aspetta, aspetta. Mi sa che stanno usando. Deve conoscere. Ciao, Papà Antonio. Ecco, bravo. Provo io, dai. Tieni. No, non ha fame? Niente. Allora, prendiamo il latte, se no. No. No, amore, il latte è capace che gli fa fermentare un pochino lo stomaco. Poi, questi tipi di animali, tipo come i maialini, sono vegetariani, cioè che mangiano solo verdura, frutta, mais, cavolfiore. La stavano usando, sì. Proviamo a toglierci, vediamo se la mangia. Sta mangiando ragazzi, vedi che alla fine mangia. Perché è furbacchione, perché aveva paura. Ok,
Mi piacciono le mele. Guarda che mangia. Rocky, bravo baby. Vedi che ti vogliamo bene noi. Allora amici, non è per niente facile avere un maialino in casa. Lui deve abituarsi a noi, ma noi dobbiamo anche abituarci alle sue abitudini. Quindi guardate, guardate. Mamma, mi sa che non riesce a mangiare la mela. Dobbiamo toglierla più piccola. Amore, no, va più che bene. Se ti facessi vedere i denti dei maialini, sì, sono più grossi di quelli dei cani e mangiano tante cose dure. Allora amore, di questa nuova new entry in casa. Gelosone, tu sei un gelosone sei. Senti, stasera impazzisce? Solo per dire che è la prima famiglia che vedo che un cane fa amicizia con un maialino. Sì, guarda che lo vorresti leccare tutto, sì, eh. Sì. Amici, tu che fai? Io tengo, perché vieni? Se lo ribalta. Amici, cosa stavi dicendo? Non gli fa niente. Stavo dicendo alle nostre bacchette macchiettine che un attimo che Rocky prende un po' di confidenza e tra poco glielo metteremo giù con la scatolina per vedere come la usa e la sua reazione. Vieni, amore. Rocky! Mamma mia, con le zampe! Oh, non mi fare gridare, guarda, perché c'è maialino, se no si spaventa. Ma cosa stai facendo? È agitatissimo sto cane. Ma il cane o il maiale o Chiara agitato? Lui. Ah, lui. Ma perché è normale? Dopo la scomparsa di Pallino, lui praticamente non vede più animali in casa sua. Ma sta mangiando il piatto? Sì, di fatto adesso gliela togliamo subito. Mamma, ma secondo te che cosa fa quando Rocky lo vede? Non lo so, adesso tra poco, quando ha terminato di mangiare il maialino, che così almeno... al pancino bello pieno. Però lo puliamo prima. Prima bene, lo puliamo. Va bene. Con le salviette? Ma sì, ma non morde Rocky. Ma figurati, noi siamo una grande famiglia allargata e qua in casa nostra nessuno morde nessuno. Mamma, però dobbiamo prendere le salviette per i maialini. Ma secondo voi, amici, le salviette per i maialini esistono? Scrivetelo qua sotto nei commenti. Comunque, mamma, dobbiamo prendere delle salviette per animali. Sì, però per Rocky anche. Ce l'abbiamo dentro? Andiamo? Andiamo! Allora, Rocky, vieni. Intanto, vabbè, guardate qua che belle queste ciabattine, vabbè. Vedi, lo facciamo. No, non scherzare. Ora amici, abbiamo lasciato Baby finire le mele. Comunque, questo è il cassetto solo di Rocky, venite, guardate. Sì, qua abbiamo fatto il cassetto di Rocky e quello erano i biscottini di Pallino. Ok, allora prendi intanto i biscotti anche per Rocky. Ok, abbiamo preso ora le salsette per Baby va in città. Ma perché Baby va in città? Baby, e basta! Però, per il primo giorno lo chiameremo Baby va in città. Bene, andiamo! Perché lui sta esplorando la prima volta in casa nostra. Sì. Baby, baby, baiba. La berrà l'acqua. Come si chiama? Però. Baby! Baby, è certo che la beve l'acqua! Proviamo a dare un po' d'acqua? Sì, va bene! Andiamo a prendere la ciotola! Ora ci mettiamo con le lì e te le puliamo, guarda come sono! Però queste qua non si immagino, baby. No, perché queste sono salviette per pulirti. Allora, l'abbiamo spostato così rimane bene all'aperto e Rocky lo può anche annusare. Se almeno lo conosci. Guarda, maialino. Proviamo a dargli dell'acqua, vediamo baby. Se beve. Guarda che beve. Guarda che beve. Beve normale, da stamattina che non beveva. Cioè, stamattina, da 2 ore fa che non beveva. Ho visto, baby. Piano piano ti abitui a questa famigliola MGFC. Ecco, questo è Rocky, eh? Questo è Rocky che le combina di tutti i colori. Il bacetto tra di loro. Dai, Rocky, no, vai giù, dai. Piano. Lascialo stare a lui. Allora, innanzitutto, Chiara, devi essere molto decisa con i maialini perché loro sono animali che si spaventano molto e corrono molto. Ok? Ma noi li prendiamo la copertina, se no. Li prendi. Amore, è un animale sì domestico, ma fino a un certo punto. Lui, fino a stamattina, era in mezzo agli altri suoi fratellini. E mamma. Sì, e soprattutto era in mezzo al fieno. Ma. Perché è un animale che comunque sta all'aria aperta. Ma dimmi, amore. Ma sono grossi. Io non li ho visti, ma io penso che siano tipo così una cinquantina di chili. Quindi quando tu gli vuoi passare la salvietta devi sì. essere abbastanza, vedi? Ma si spaventa. Si spaventa, amore, perché non ci conosce sì, ancora. Voglio vedere come glielo fai. Ho un po' di animaletti che ha un torrore che è pieno. Togliamo. Sì, però ho paura che sfregando gli faccio male e magari si arrabbia.
Prova tu, papà Antonio. Sai che li rasano? Non sai che li rasano? Togliamoli un po'. Li rasano per poi fargli diventare il pelo più bello. Togliamoli un po' di animaletti. Questa è grossa, eh? Quella che c'ha sul muso è veramente grossa. No, lì non è. È una macchia? No, no, no. Sì, sì, è una macchia, Anto. Tu, quella lì. Toccala, una macchia. Sì, una macchia. Allora, amici, ovviamente il video che abbiamo fatto oggi era solo di presentazione del nostro nuovo animaletto in casa nostra. Quindi... che si deve abituare. Ma perde colore. Perde colore, amore, perché è sporco, è normale, era in campagna. Questi tipi di animali, anche se sono domestici, ok, perché comunque lo addomesticheremo, quindi vivrà con noi, ma sono comunque animali di campagna. Te ne chiaro? Sì. Non mi stavo facendo male. Guarda, occhi. Io lo tengo, va. Guardate, no, amici. C'è un muso troppo bello. Quando si fa vedere di muso, guardalo qua. Quando si fa vedere bene di muso. Allora, adesso è anche giusto che Rocky faccia un pochino di conoscenza, ma non troppa. Quindi, papà Antonio, mi raccomando, non troppo piano. Ah, lo vuole leccare. Però il maialino si sta mettendo nell'acqua. Aspettate che tolgo l'acqua. Ecco, sì, brava, toglielo, va, che è meglio forse. Toglielo. No, no, non ti fa nulla, stai tranquilla. Morde. Ok. No, i maialini non mordono, soprattutto quelli piccolini. Vabbè, è abituato, perché dovete sapere, Chiara, ti devo raccontare questa, che quando siamo andati a prenderlo stamattina e c'era un cane gigantesco bianco, che papà si è spaventato. Niente, dai, ok, macchiette, macchiettine, salutiamole. Allora, salutiamo, e così almeno Rocky ci stiamo sfogando. Così Rocky prenderà un po' di confidenza, e salutate un po' le macchiette, macchiettine. Ciao. E mi raccomando, diamo tutti il benvenuto nella famiglia MGFC. Quindi, ragazzi, da oggi avremo una new entry in casa. Mi raccomando, se non l'avessi ancora fatto, iscriviti al nostro canale e... non preso, perché sennò è saltato. Poverino. Vabbè, amici, ci vediamo domani con un prossimo video. Ciao. Io vado da Baby Mancità. Ciao. Iniziamo la ricerca con voi. Con voi. Iniziamo a cercare, Diego e con Rocky ci dobbiamo sbrigare. Troppi segnali, adesso lo so, è stata Madame Misero. Guarda più avanti e dimmi che vedi, insieme a noi c'è pure lo Yeti. Non è cattivo, è super.